Michele Rizzo, direttore sportivo della San Demetrio Volley Specchia. Insomma, girone B quest'anno nella nuova formula con i sorteggi, quindi un mix tra tutte le province pugliesi. Non sarà anche a livello organizzativo facile questo campionato, ma che campionato si aspetta la San Demetrio Volley Specchia? Per quelli che sono stati gli interventi di mercato quest'anno, noi ci aspettiamo sicuramente un campionato di vertice. L'obiettivo è quello, gli sforzi sono stati indirizzati a fare un campionato di vertice. D'altra parte il roster che abbiamo allestito conta nomi importanti, a partire già da quelli che avevamo nelle scorse stagioni. Abbiamo aggiunto comunque degli ulteriori atleti che hanno garantito già ad altre società di raggiungere obiettivi importanti, come ad esempio la promozione in Serie B. Quindi è quello sicuramente il primo obiettivo, è quello di arrivare a fare i playoff. Magari poi lo vediamo, se la prima, seconda, terza o quarta squadra, quello si vedrà. E sicuramente partecipare a un'altra competizione che per noi è altrettanto importante, che è quella della Coppa Puglia. Ci auguriamo che questo si possa verificare. A proposito di Coppa Puglia già in bacheca della San Demetrio Volley Specchia negli ultimi anni, insieme alla Coppa Puglia anche la promozione. Raccontiamo brevemente un po' il percorso degli ultimi anni, il percorso più recente di Specchia, che vi ha portati appunto ad iniziare questo nuovo campionato di C maschile. Io faccio il direttore sportivo da cinque anni in questa società. Prima ero semplicemente un appassionato di pallavolo. Siamo partiti dalla seconda divisione, quindi come si dice dal basso, per vincere il primo anno già il campionato di seconda divisione. Ci siamo riscritti di nuovo nel campionato di seconda divisione, non abbiamo affrontato da subito la prima e abbiamo rivinto nuovamente il campionato. Da lì è stato tutto un salire, tant'è che poi abbiamo conquistato poi il campionato di prima divisione e il campionato di Serie D. Il campionato di Serie D è stato uno dei più bei campionati che io abbia mai vissuto a livello sportivo, perché abbiamo fatto tutti i risultati da 3 punti nella regular season e tutti i risultati da 3 punti nella Coppa Puglia che abbiamo vinto. Quindi è stato davvero un ricco di soddisfazione. A un certo punto la gente, per raccontare diciamo un aneddoto, la gente veniva al palazzetto già con un risultato acquisito, in cuore acquisito in qualche modo, quindi un po' mancava quella cosa di giocarsi la gara sul campo, ecco, perché avevamo davvero dei ragazzi che ci hanno garantito delle prestazioni sicuramente di una categoria superiore, non di Serie D. Da lì abbiamo vinto questo benedetto campionato di Serie C e con tanto orgoglio l'abbiamo affrontato, con l'aiuto anche del nostro main sponsor che è l'Opificio San Demetrio e il dottor Giuseppe Maria Ricchiuto, ed è nata una nuova, siamo partiti con una nuova esperienza, sicuramente difficile come dicevi prima, perché il campionato di Serie C è già un campionato nazionale, quest'anno è il primo livello di campionato nazionale, e perché non è facile allestire un roster che ti consenta di farti quantomeno di farti vedere, di farti notare. Già l'anno scorso ci siamo tolti qualche soddisfazione, siamo giunti al 6° posto in classifica su 12 squadre, quindi abbiamo raggiunto la salvezza matematica e quello è stato già motivo di orgoglio per noi. E quest'anno, in questo mercato difficile, perché purtroppo la Serie C conta di un mercato che non è facile affrontare, soprattutto per me che sono di primo pelo, così come si suol dire, tra virgolette, è stata davvero una grande esperienza. Ci ha impegnato tutta l'estate, tutta la stagione estiva, però devo dire che alla fine abbiamo spuntato dei bei risultati a livello di ingaggi. E sono contento degli ingaggi che siamo riusciti a portare a casa. E posso citare qualche nome di ragazzi, degli atleti che sono con noi: Gianni Carrozzo, che non ha bisogno di presentazioni, Gianmarco Trovè, che l'anno scorso insieme a Gianni ha conquistato la promozione con la Fulgoro Tricase in Serie B, Matteo Sancesario, che è un altro nome importante, che l'anno scorso ha fatto un campionato di Serie B con buoni risultati all'Olimpia Galatina. Quest'anno riteniamo di aver ingaggiato un opposto che probabilmente farà la differenza, almeno per quello che sono state diciamo le compagini in questi anni che sono presentate a cospetto del campionato di Serie C, ed è un ragazzo di 22 anni, molto giovane, di Siracusa. Ma quello che mi fa piacere diciamo di questo ragazzo è che affronta questo sport con tutto l'entusiasmo e la gioia di un ragazzino e con l'impegno di un adulto, quindi penso che
possa davvero fare grandi cose. Rocco Felicetti, capitano della San Demetrio Volley Specchia, una nuova stagione nel campionato, difficile campionato di Serie C, insomma, la voce e l'esperienza di questo Specchia, che campionato vi aspetta? È un campionato difficile da affrontare, visto anche le altre squadre come si sono attrezzate, e quindi ci impegneremo per dare il massimo come sempre. E Specchia, storicamente, vive la pallavolo. Giustamente, quando una squadra poi punta per qualcosa è più seguita, è più sentita. E già da piccoli si vive la pallavolo a Specchia. Come in ogni squadra, il suo pubblico ha sempre qualcosa in più. Specchia, come pubblico, come palazzetto, è abbastanza sentito, è abbastanza caldo anche. E quindi noi contiamo di avere sempre tantissima gente a seguito. Il gruppo che abbiamo fatto quest'anno è stato ed è voluto da me, quindi DS mi ha dato una squadra competitiva. Naturalmente le aspettative sono molto importanti, però purtroppo non si vince sulla carta, sarà il campo a dirci di cosa siamo in grado di fare. Noi speriamo di fare nel miglior modo possibile e cercare di dare soddisfazioni a tutti, soprattutto alla paese di Specchia. Il girone, come al solito, il girone B è sempre un girone molto più forte rispetto al girone A. Infatti sono 3-4 squadre che lotteranno per arrivare nei primi posti. Noi speriamo di arrivare il più in alto possibile e poi di giocarci tutto nei playoff, come al solito.